Da un primo gesto d'amore compiuto 19 anni fa dal conduttore radiofonico meranese Gianni Elsner è nata una lunga catena di adozioni a distanza che ha consentito a tanti bambini indigenti del Paraguay di studiare. Oggi in 300 sono all'università. Cristiana Ruggeri. Lui mi raccontava che faceva lezione a scuola ma sul fiume perché non c'erano le aule scolastiche. E una frase che mi disse tipo facciamo le lezioni sulla riva del fiume, poi arriva al fiume e ci porta via i compiti. A questo punto ho detto cosa ci vuole per fare una piccola scuoletta lì? E subito ho cominciato a interessarmi, cose che non ho mai fatto prima al mondo. Disse mi disse la cifra, sono tornato in Italia e abbiamo costruito la prima scuola. Sono belli, occhioni grandi e l'incredibile energia che hanno tutti i bambini del mondo. E grazie al gesto d'amore di Gianni Elsner, voce storica della radio, da 19 anni questi niños paraguayani hanno la loro occasione di riscatto. La realtà delle loro adozioni a distanza con i padri redentoristi di Piazza dei Quiriti a Roma procede inarrestabile in tutta Italia. Antonello Venditti e Sabrina Ferilli, Max Giusti e Paolo Bonolis e tanti, tanti altri VIP e campioni dello sport non dimenticano i loro figliocci lontani, ma soprattutto c'è la gente comune. Oggi i primi bambini adottati frequentano l'università. Il fiume c'è ancora, ma si studia in tante piccole scuolette vere. Mattoni, tetto e banchi, che fino a pochi anni fa erano solo un sogno lontano. I responsabili della società non hanno molto interesse che la gente semplice abbia accesso agli studi, soprattutto agli studi superiori. Allora offrono scuolette, ma non tanto, perché in Paraguay il governo paga solamente i professori, le maestre. Nella campagna il 90% devono essere i genitori a costruirsi la scuola e a mantenersela. Allora, in cima che sono già poveri in canna, in più hanno la responsabilità di costruire la scuola per i loro figli e di mantenerla. Ecco. E poi la passano a proprietà dello Stato. Nelle campagne paraguayane dove l'analfabetismo raggiunge il suo apice, i genitori cercano di dare ai propri figli l'occasione che loro non hanno avuto, la cultura, la speranza. E dove c'è lo studio c'è la possibilità di un futuro migliore, di un lavoro, di uno scatto sociale che poi coinvolge interi nuclei familiari. Leggere per alcuni di loro è ancora un privilegio impossibile. Quelli che hanno cominciato 20 anni fa frequentano l'università. Abbiamo fatto anche una università nuova lì a Carapeguá, dove è il mio paese, e abbiamo 300 ragazzi e ragazze adottate a distanza che frequentano l'università, altre quasi 1000 che frequentano la media e la superiore e più o meno 1000 tanti bambini della scuola elementare. E con questo aiuto si aiuta anche la scuola. L'incredibile catena di solidarietà nasce nel 1989, quando Elsner, andato più volte in Paraguay da allora, decide di coinvolgere un gruppetto di amici intimi. Da quel momento nessuno si è più tirato indietro e a sua volta ha coinvolto altri amici ancora. I bimbi aumentano e con loro madrine e padrini che partono dall'Italia e vanno a trovarli. Con 200 euro si adotta un bimbo e lo si veste completamente per un intero anno, molto meno di un euro al giorno. Pensate che intere, piccole cittadine italiane si sono tassate costruendo intere scuole e di fermarsi, grazie al cielo, non se ne parla proprio. Il Ministero laggiù dell'Educazione ogni anno pubblica un foglietto dove elenca tutto il materiale che hanno bisogno i bambini, la prima elementare o la quinta, perché là il governo esige la frequenza durante i primi 9 anni. Cominciano a 6 anni e durante 9 anni è lo studio obbligatorio. E dunque pubblica che cosa hanno bisogno e noi in base a quel bollettino gli diamo tutto l'occorrente. In più li vestiamo completamente, scarpe, calze, pantaloni o gonne, lo spolverino che si mettono e anche il giubbotto per l'inverno e lo zaino con tutto, quaderni, libri, eccetera, eccetera. Thank you.
Ma l'aiuto serve ancora, e tanto. Le famiglie sono numerose, 8-10 figli, e di generosità non ce n'è mai abbastanza. A tutela di chi sposerà questa causa ci sono i fatti, la trasparenza. Nel caldo paraguayano, dove la natura è forte e ribelle, l'amore italiano ha fatto miracoli. Dio è il creatore della vita, dunque amare i bambini è la vita che comincia a sbocciare. E dunque si è molto vicini a Dio, insomma, amando i bambini, ma amando in genere un po' tutti gli esseri umani. Se uno li ama veramente, anche quelli che vorrebbero farci credere che non vale la pena amarli, invece nella misura in cui ci azzardiamo, abbiamo il coraggio di volergli bene, riusciamo a dargli una mano, una grande mano. Sono passati 19 anni, se tu tornassi indietro cosa rifaresti? Esattamente quello che ho fatto. Oltre all'adozione chi può dar 50 euro e con quei 50 euro si fa una spesa per i bambini dei due mesi, tre mesi, quant'è la spesa? Insomma, gli si danno un buon aiuto comprando generi alimentari.